Buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi sto registrando questo video con OnePlus Nord, il primo telefono Android, diciamo, dopo tanti anni che ho avuto sempre Apple. Come tanti di loro sanno, io ho sempre il mio iPhone 11 Pro Max, un bellissimo iPhone da 256 GB di storage. Ma oggi volevo parlarvi, come avete notato, magari non dall'ultimo video, perché è passato neanche una settimana, ma dall'ultimo video precedente è passato quasi un mese che io e la mia famiglia, diciamo, siamo stati positivi al coronavirus. Infatti per 21 giorni non siamo potuti né uscire né ho potuto fare video, diciamo, qua su YouTube e anche poco presente su Instagram. Noi stiamo bene e siamo usciti da questo Covid. Abbiamo preso un po' di febbre, abbiamo preso un po' di tosse, un po' di mal di testa nella parte frontale e niente, tutto questo è durato un paio di giorni e niente, a noi possiamo dire che siamo stati fortunati a questa malattia, diciamo, questo Covid. Però niente, io dopo due giorni sono ritornato ad allenarmi sulla bicicletta qui in casa con i rulli, che adesso andremo a vedere e che vi farò vedere delle cose molto molto succulenti sugli acquisti che ho fatto per la mia bicicletta, le mie scarpette e per il mio manubrio. Quindi vi porto con me. Prima di continuare con il video vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina per ricevere notifiche di ogni mio video, di mettere un bel like se questo video ovviamente vi dovesse piacere. Vi consiglio di seguirmi sui miei social network Instagram e Facebook a roberto.franchi94 e a robifranchi. E ora continuiamo con il video. E un giorno vi pubblicherò anche il video su questo OnePlus Nord, che secondo me è veramente un bel telefono con schermo a 90 Hz e una luminosità fantastica. Allora, il primo acquisto che ho fatto è questo qui. Questi qui sono i rulli di Suito Elite, completamente smart. Guardate che belli che sono. Hanno dei piedistalli per tenere la bici in orizzontale, dritta, perfetta. Qua ci sono questi piedini belli solidi. Quando si vuole chiudere il piedino, basta schiacciare questo e spingere verso l'interno del rullo. Dopo ci sono questi piedini che vanno a svitare o ad avvitare, dipende da come è fatto il pavimento, uguale dall'altra parte. E questa è la spina che va ad accendere il Bluetooth e il rullo quando si va a collegare al telefono, che magari ve lo faccio vedere in un altro video come funziona il collegamento con i rulli e i vari programmi che uso per allenarmi. E dopo qua c'è, nella sua confezione del rullo, troviamo il passante, diciamo, senza usare quello originale della bici, in questo caso di Jant, che va praticamente come le bici normali con i loro spessorini e il loro fissaggio con un perno per tenere la bici bella salda al rullo. Il pignone è sempre di Shimano, come quello che ho sulla ruota posteriore normalmente, è un 30-11 velocità, e questo rullo è una cinghia, diciamo, come quello delle macchine, diciamo. È un rullo fantastico, completamente smart, spinge fino a 1500 watt, che io non riprenderò mai. Di pendenza fino al 15%. Dopo c'è sempre il suo piedino, diciamo, il supporto per tenere la ruota anteriore abbastanza stabile, tenerla sollevata che non tocca col peso per terra e si rovina la gomma. E dopo state cercando un rullo, questo qui è speciale, fantastico, costa 670-680 euro, adesso non mi ricordo, e l'ho ordinato da un sito qui di Gardolo, diciamo, l'azienda abbiamo guardato è di Gardolo e si chiama Garm Store
top, una cosa del genere. Comunque ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione, che se state cercando un rullo, questo qui è un medio gamma che va bene per tutti. Adesso passiamo all'altro lavoretto che ho fatto. Per chi mi segue o chi è mio amico, eccetera, sa che questo nastro per il manubrio era nero. Io l'ho cambiato con uno un po' più spesso. Non vi dico che difficoltà che c'è stato, perché essendo molto, diciamo, spesso al normale, tenendo fuori un po' il bordino da dopo incavare all'interno del manubrio e metterci il tappino è stata un'impresa. Però dai, posso dire che è venuto abbastanza bene. Adesso è bello robusto, si tiene bene in mano. L'altro era troppo fino e mi si incrociavano le mani quando tenevo sobrio al volante. E niente, ci ho messo circa 35-40 minuti, essendo la prima volta che facevo un lavoretto del genere. Comunque vi lascio anche questo il sito, si chiama All Cycling, una cosa del genere. Comunque lo lascio qui sotto in descrizione. E secondo me, se avete bisogno di attrezzature per la bici, manutenzioni, eccetera, quello lì è un sito speciale. Dopo, l'altro lavoretto che ho fatto, giusto per farmi passare questa quarantena, se no non sapevo che fare. O facevo le pulizie con mia mamma, o facevo da mangiare, ho fatto un po' di cose. Comunque ve li farò vedere in video futuri. Ho sistemato, ta-da, le scarpette. Non sopra, ma bensì sotto. Che per chi mi segue su Instagram, che c'è una foto riguardante i miei ciocchetti, li ho cambiati e messi nuovi, perché erano veramente, veramente usurati. Questi sono sempre di Shimano, essendo che ho tutto Shimano e anche quelli prima di questi erano Shimano, ho deciso di cambiarli, visto che ero a casa e per maggiore sicurezza della mia pedalata, perché non si staccassero i piedi dai pedali, ho fatto proprio un bel lavoretto. E dopo ho provato a sistemare ogni tanto, adesso guardando anche i video su YouTube, ho imparato più o meno a sistemare la catena, nel senso se si dovesse sregolare girando delle vitine dove c'è scritto H e L, sia anteriore che posteriore, più o meno me la cavicchio. E niente, mi sono sistemato le catene, la catena quando sentivo faceva quel rumore sfigato. E niente, questo è un po' quello che ho imparato in questa quarantena di 20-21 giorni. E da lì ho sempre usato i rulli almeno 3, 4, 5 volte a settimana, dipende quando avevo tempo di fare allenamento. E niente, bene. Spero che questo video leggerissimo della mia quarantena e della mia positività di tempo fa vi sia piaciuta. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi al canale qui sotto dove c'è scritto iscriviti. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao ciao!